Questo video è offerto da Fabrizio Belfiore. Terza partita, buio questo per il basket femminile Stabia? No, assolutamente, anche se diciamo che non era questo il piano partita, e soprattutto in molti momenti della partita non abbiamo avuto un atteggiamento corretto rispetto a quella che era l'importanza di un match del genere per noi, che comunque era una controprova e doveva essere una controprova di quello che stavamo facendo. Venivamo secondo me da due sconfitte che ci potevano stare, con due buone prestazioni soprattutto dal punto di vista difensivo. Anche oggi abbiamo tenuto gli altri intorno ai 55 punti, purtroppo la costante negativa in questo momento, ed è evidente che l'aspetto su cui dobbiamo lavorare e insistere di più è l'aspetto offensivo. In effetti le due squadre per la prima parte della partita si sono mantenute sulla pari, quindi la differenza è stata ben poca. In precedenza è stato l'allenatore dell'altra squadra ha detto in effetti che era una partita importante da espugnare il Talaseveri. Come risponde? No, era sicuramente importante per entrambe le squadre, si è visto anche dalla tensione sia nostra che loro in molti momenti della partita. La differenza fra noi e loro è che secondo me loro hanno giocato con maggiore lucidità nei momenti decisivi, abbiamo avuto più di un possesso per chiudere la partita una volta che l'avevamo recuperata, e questo è l'aspetto che in questo momento ci sta creando più problemi, cioè la capacità di fare le scelte giuste nei momenti giusti, e quindi è questo diciamo quello che ci è mancato. Avevano paura della Vuenova, hanno fatto abbassare il livello, anche il suo livello, come vede anche questo aspetto? Sicuramente ogni allenatore prepara a modo suo la partita, quindi noi avevamo delle priorità e avevamo dei vantaggi in delle situazioni che erano quelle sulle interne. Loro hanno correttamente preparato la partita cercando di raddoppiare Diana in più situazioni. Nonostante questo, quando ci siamo mossi, abbiamo mosso la palla, abbiamo sempre trovato buoni tiri e buone collaborazioni anche con le interne. Il problema principale è che in questo momento stiamo facendo grandissima fatica a muovere la palla in attacco, e spesso andiamo fuori gioco e spesso abbiamo preso tiri forzati, ma sono convinto che le ragazze, lavorando come stanno lavorando durante la settimana, non possono che ottenere risultati che ci vedranno migliorare giornata dopo giornata.